lavoro solamente. Se noi accettiamo un ricatto, forse perché in passato tante volte i suoi piani sono saltati sempre in ancora, e questa volta è successo uguale. Quello che era stato rifiutato a livello nazionale ha provato a farlo passare pezzetto per pezzetto, cantiere per cantiere, provando a mettere i cantieri uno contro l'altro, finché è arrivato in ancora e il suo piano si è fermato un'altra volta. Abbiamo detto che la sentenza di Fincantieri è un'avvertenza di tutta la città. Quindi oggi all'Assemblea Permanente dei Movimenti delle Marche non potevamo mancare come Fincantieri per entrare in rete e in lotta insieme a tutte le vertenze del territorio per rispondere ad un sistema che ormai ci vuole solamente schiavi e precari. È inammissibile che questo governo, che prende l'eredità in maniera ancora più reazionaria in nome della speculazione finanziaria del precedente governo, ci dice che per uscire dalla crisi dobbiamo essere ancora più poveri, ci dice che c'è bisogno di tagliare la scuola, c'è bisogno di tagliare la spesa pubblica, la sanità, e gli unici tagli che non fanno mai invece sono i tagli alle bombe e alla guerra. L'Italia se ne andava a dare subito da tutte le guerre, che sarebbe il 50% della manovra finanziaria, perché non si può esportare la democrazia con la guerra. Non siamo in presenza di esportazione di democrazia, bensì siamo in presenza di espropriazione di democrazia, e quando un paese non è democratico diventa per forza nazista, e contro questo tutti quanti insieme ci dobbiamo ribellare e dobbiamo dire che noi della loro equità non ce ne facciamo niente. Non possiamo più pagare neanche un po' noi la crisi, non è più l'ora dell'equità, è l'ora della giustizia, e tutti insieme la dobbiamo rivendicare. E da tutte le parti deve succedere quello che è accaduto in Fincantieri, quello che sta facendo la FIOM, perché se ci dicono che non ci danno il contratto, che cancellano il contratto nazionale, che è un elemento che unifica tutta una comunità di lavoratori da nord a sud, se ci dicono che ci danno il lavoro, che non ci danno il lavoro, saranno dietro i ricatti. Quando questo lavoro ci spetta di diritto, è arrivato il momento, lo dico a tutti, che non dobbiamo più avere paura, dobbiamo essere pronti a prenderci le fabbriche, a occupare le fabbriche, e se non ci danno la democrazia e ci continuano ad impoverire, volendoci rendere schiavi e precari sempre di più, dovranno fare i conti con la nostra indignazione, che è pronta a ritornare nelle piazze, ad occuparle e a non lasciarle più, finché non ci sarà un cambio di rotta, che tutti insieme, lo dico a tutti, agli studenti, ai precari, ai lavoratori migranti, ai lavoratori italiani, ai ricercatori, ai professori, ma soprattutto lo dico alla classe dirigente politica sana, se ancora esiste, tutti insieme ci dobbiamo riprendere quello che ci spetta di diritto. Costruiamo l'alternativa tutti insieme alla legge.